nutrita come non mai la sala consigliare del comune di Bisetti per verificare, sentire, sapere le motivazioni addotte per la chiusura del centro prelievi di Bisetti che opera nella struttura del consultorio familiare. All'incontro, al dibattito erano presenti, oltre che i sindaci di Arsita, Montefino e Cassilenti, la rappresentante di Castiglione Elodia Di Vincenzo, D'Orazio Lucantonio, Luigi Dostiglio e Claudio Modesti per Bisetti, con il promotore dell'iniziativa Manolo Pierannunzio e Domenico Degnitti, rappresentante della minoranza del Consiglio di Bisetti. Oltre che il segretario provinciale dei medici di medicina territoriale, il dottor Glauco Appicciafuoco, accompagnato dal dottor Osvaldo Di Andrea. Una battaglia iniziata già all'indomani della chiusura avvenuta il 19 novembre 2015. Una scelta, un provvedimento assurdo e scellerato che ha creato non pochi problemi, un disagio, un disservizio a tutto il territorio che gravita sul centro prelievi di Bisetti. Ma maggiormente agli anziani che da oggi per fare dei prelievi, delle analisi si devono spostare altrove ed il centro più vicino supera i 40 km con strade che sappiamo oggi impercorribili. Ma torniamo a noi, sì, torniamo nella sala consigliare. I cittadini, i pazienti in qualche misura hanno espresso, ribadito che il nostro centro prelievi è per il nostro territorio una eccellenza con un personale umanamente e professionalmente di prim'ordine. Una chiusura arrivata come un fulmine al ciel sereno, senza preavviso e senza motivazione. A detta di alcuni, da quanto emerso dall'incontro, il servizio è stato sospeso a seguito di un controllo dei NAS che, facendo un sopralluogo negli ambienti, avevano riscontrato delle deficienze strutturali, tipo manca un bagno per i diversamente abili, un lettino dove durante il prelievo si devono allungare i pazienti ed altri suppellettili e medicinali che non stiamo qui a menzionare. Dall'incontro, che sentiremo più tardi, è emerso che all'indomani una delegazione composta dai sindaci e dal consigliere regionale Luciano Monticelli, che ha preso a cuore il problema del territorio, è di recarsi alla ASL Teramana per sapere la vera motivazione che ha condotto alla chiusura del centro prelievi di Bisetti, sottolineando il grande disagio e quindi l'estrema urgenza della riattivazione al più presto del centro. Dall'incontro è emerso che la struttura è molto compromessa e per mettere a norma il polo ambulatorio bisentino occorre diversi mesi con una spesa di 350.000 euro. A questo punto si è deciso, divenuto, come dire, all'unanimità, su un'idea provvidenziale del sindaco Alberto Giuliani, anche lui sempre puntuale nel risolvere i problemi della vallata, e di utilizzare un camper attrezzato simile a quelli usati per i prelievi dei donatori di sangue, che, parcheggiato davanti alla struttura, potrà momentaneamente sostituire il centro prelievi fino a quando non sarà messo a norma la struttura. Mentre il dottor Profeta asseriva che il centro prelievi del consultorio familiare di Bisetti era assolutamente inadeguato dal punto di vista logistico al tipo di attività svolta. E che dopo l'adeguamento, asserisce il manager Fagnano, così come ci è stato raccontato dal consigliere Monticelli, sarà una location più accogliente in grado di garantire una raccolta più sicura ed efficiente. Nei prossimi giorni il centro sarà verificato da una commissione di tecnici presieduti dal dottor Profeta per verificare le carenze e quindi il da farsi. Vediamo. Più serio di quello che può sembrare detto così, perché se non si va con, e in questo penso che le mosse andranno fatte già prima, perché la ASL ha un Teramo ragione in una determinata maniera, e qui mi dispiace dirlo, io mi dolgo sempre di non avere un lembo del comune di Montefine combinando con Pescara, perché avrei chiesto sicuramente la transizione con la provincia di Pescara. Perché il discorso è che Teramo non ci considera minimamente dal punto di vista territoriale e dal punto di vista dei servizi. Perché se poi pensate che
la guardia medica andava a Corpate con Cermignano, praticamente si andava a fare un bacino di 9 comuni, che i servizi territoriali vengono ridimensionati. Allora, togliendo il centro prelievi, noi abbiamo distanze che, come ha detto Manuele prima, non sono inferiori ai 30 km con la tipologia delle strade che abbiamo noi. Allora, città di Bogra. Però abbiamo detto subito, se si toglie dal sito, possiamo anche capire che è difficile mantenere un centro di 100 abitanti con una struttura di questo tipo. Bisenti non può assolutamente essere intaccata, perché sarebbe un delitto commesso non contro Bisenti, ma soprattutto contro la Sita. Ma voi immaginate tutte quelle pochissime persone, se vogliamo, che sono rimaste attaccate alla montagna che tu conosci bene, non possono andare a Penne o ad Atri, incontrano oggettive difficoltà. Mi trovo a casa qui perché sapete benissimo che sì, sto qui a rappresentare Castiglione, visto che il sindaco aveva un impegno già assunto precedentemente, però io sono di Bisenti, per cui comunque mi sento a casa anche qui. E qui con i nostri interventi rischiamo di diventare ripetitivi, e sicuramente non voglio esserlo, però la nostra voce la dobbiamo far sentire tutti. Noi siamo qui per ascoltare voi e per farci portavoce di voi, ma la situazione è seria, e da quello che ci ha detto Ernesto è anche più serio di quello che pensavo, perché il tutto è veramente legato ad altri. Quindi noi qua abbiamo il nostro consigliere Monticelli che viene ogni volta di cui abbiamo bisogno. Grazie Lucia, effettivamente hai sottolineato anche un aspetto molto importante per la nostra valle, che è quello del punto nascita di Atri. Quindi qualora, che per noi è anche un punto di riferimento, appunto, alla quale come dire, quindi molte mamme si recano. E adesso cedo la parola al sindaco di Castiglione, perché insomma è anche qui con noi questa sera, lo ringrazio. Allora, pure io, buonasera, cioè, che posso dire, è stato già detto tutto. La cosa importante, noi come Castiglione in verità non siamo colpiti dalla chiusura di questo centro prelievi, perché di fatto abbiamo sempre gravitato su altri, però come diceva giustamente Enzo Lucci, se abbiamo deciso di stare insieme, di formare questa comunità, questa città Valfino, la massima solidarietà va data sempre e comunque, come me l'hanno data gli altri sindaci per le vicende note delle officine Maccaferri, io sono disposto e disponibile a darla per il centro prelievi di Bisenti. Io vi cito solo un passaggio. Io ho avuto degli incontri, siccome rappresento una categoria di persone abbastanza importante, la disabilità ed altro, io ho partecipato a un incontro col ministro quello che piangeva prima, la Fornero, perché siccome è passato un po' di tempo, con la Fornero, con la sua sottosegretaria Cecilia Guerra, per problematiche legate alle prestazioni disabili. L'unica cosa che ci ha concesso, intanto ci dicevo, voi fate quello che vi pare, questa è, fate i togli, mi lanciavamo scioperi, bloccare l'Italia con le carrozzine, fate quello che volete, è nel vostro diritto, però questo è. Quindi perché vi dico questo? Perché ho dei dubbi sulle cose che si possono risolvere, anche usando maniere diverse. Prepariamoci alle cose più brutte, perché non è che andiamo là e risolviamo tutto. Io sono sicuro che domattina tirerà fuori la legge, tirerà fuori l'ispezione del NAS, bene, tirerà fuori il momento economico poco bello, e ci diranno magari che vedranno di prendere, di trovare delle soluzioni, però poi alla fine ci dobbiamo armare di tanta buona volontà, magari andare a Teramo, protestare con i pullman, eccetera, però i dubbi restano. E mi ha detto queste testuali parole, l'ho invitato a far sì, la settimana scorsa già c'era andato, affinché
si procedesse a una verifica sul territorio di quello che era, hanno mandato dei tecnici a vedere cosa succedesse, qual era il problema, e qui adesso dobbiamo stare attenti, perché qualcuno l'ha detto, io a pensionare qualche volta c'è da secca, però bisogna dare l'incarico al tecnico, ancora viene fatto, ci vogliono 4, 5, 6 mesi perché si fa il progettino, io che ho fatto il sindaco lo so, che questi tempi, che questi percorsi si sa quando inizia e si sa quando finisce, perché poi bisogna fare il progetto. La copertura economica mi ha detto che c'è, mi ha garantito che la copertura economica c'è, perché non parla solamente di Bisenti, parla anche di Cerimignano e parla anche di Castiglione, cui siamo andati a vedere con il dottor Profeta qualche mese fa. Io lo ripeto quello che mi ha detto poche ore fa, che i soldi ci sono, però bisogna affidare l'incarico a un tecnico che faranno la progettazione interna, che vogliono fare un tipo di sperimentazione, non solo per quanto i prelievi, una volta fatto il tutto, rimesso a posto, che occorre 5-6 mesi, vorrebbero poi sperimentare, insomma, non fare solo il prelievo, ma dare la possibilità, una volta a settimana, tra Cerimignano e Bisenti, e probabilmente quando sarà anche Castiglione, mandare il medico specializzato, l'ortopedico, il cardiologo, fare, io ripeto, sto riportando quello che mi ha detto, né più né meno. Domattina, se andiamo là a terra, lo riverificheremo, chiamiamo il dottor Profeta a un confronto, e poi questo potrà essere anche riportato successivamente. Io ringrazio Manolo, ringrazio chi mi ha avvisato di questa cosa, mi trovavo ad andare per l'Agro e mi sono fermato la stessa mattina, però voglio dire... Ma il sindacato dei medici di medicina generale è tutti, nessuno escluso, i medici di medicina generale della Vallata del Fino. Volevo portare un contributo a quello che stiamo dicendo, ma anche a chi domani andrà. Un povero anziano che è in questo territorio o si trova in un territorio non servito da mezzi pubblici o ha difficoltà ad andare, se non la fa qui la vista specialistica di primo livello, dove la fa? Se deve morire, cioè non mi sembra giusto. Allora dov'è la equità, l'accessibilità del Servizio Sanitario Nazionale? Dove sta? Non esiste, esiste solo per chi se lo può permettere e può pagare, cioè questo è il discorso. Ma le sale operatorie, perché non c'è l'autorizzazione, erano fatte a norma, tutto tu vuoi chiudere che non c'è un pezzo di carta. Sì, ma che stiamo a scherzare, ragazzi? Ma dove viviamo? Ma dove viviamo? Il servizio non si interrompe. Noi abbiamo messo a norma tutta la struttura, quindi prima di fare una riunione del genere, io dico a tutti quanti voi, vi dovete informare, dovete prendere gli atti del NAS, il NAS non può chiudere niente. Il NAS può solo proporre, e il NAS ha proposto, no, non nemmeno proposto, nemmeno la chiusura, il NAS ha riscontrato delle carenze, le carenze poi le stabilisce l'autorità sanitaria, e nella fattispecie è il direttore generale con Profeta, dico bene, e ci dobbiamo unire, perché Bisenti disunito non andremo mai da nessuna parte.